Il voto obbligatorio, i seggi elettorali aperti alle 8 chiuderanno alle 18, alle 23 ora a Svizzera. Subito dopo cominceranno ad affluire le prime proiezioni, indicative non tanto sul nome del futuro presidente quanto sulle percentuali di ciascun partito. Il meccanismo elettorale, infatti, è alquanto complicato e ricorda quello elvetico, con la possibilità di risultati a volte clamorosi, come è accaduto in Ticino. L'elettore argentino dispone di una scheda divisa in quattro parti e può scegliere un presidente, un senatore, un deputato e un consigliere comunale di quattro partiti diversi. In teoria un partito può tenere la presidenza ma non la maggioranza parlamentare e viceversa. Per essere presidente bisogna disporre della metà più uno di 600 grandi elettori. Se Angelos o Menem non otterranno il quorum di 301, sarà allora il collegio elettorale a decidere. In questo caso sarebbe determinante la terza forza politica del paese, quella dell'Unione del Centro Democratico di Alsogaray, un movimento in crescita del centrodestra accreditato del 7% dei voti. Ma occorre un presidente scacciacrisi in grado di consolidare la democrazia senza esplosioni sociali. E favorito rimane il candidato dell'opposizione Menem. Si presenta come l'uomo del cambiamento. Sembra in grado di tenere sotto controllo il potente sindacato CGT guidato da Saul Ubaldini. Ubaldini ha messo a dura prova il governo Alfonsin con ben 13 scioperi generali in 6 anni, alla media di più di 2 all'anno. Il 9 settembre del 1988 è ricordato come il venerdì nero della democrazia. Alcuni provocatori costrinsero Ubaldini a interrompere il suo discorso ai lavoratori in piazza De Maggio, provocando una reazione degenerata in guerriglia urbana. Il malessere sociale e il fallimento della politica economica di Alfonsin hanno senz'altro spianato la strada ai peronisti, spiazzando il candidato radicale Angelos. L'Argentina ha bisogno di un voto chiaro con la vittoria netta di Menem o Angelos. Il ricorso al ballottaggio del collegio elettorale in questo tormentato paese, in questo particolare momento, potrebbe portare a conseguenze disastrose.